Salve ragazzi, oggi andiamo a vedere come velocizzare o rallentare un video con DaVinci Resolve. Come prima cosa importiamo il nostro video e selezioniamo la nostra clip qui. Ora, per velocizzare il video, non ci resta che individuare un pezzo da velocizzare, tagliarlo tramite la lametta, quindi tagliamo la clip che vogliamo velocizzare. Riselezionare il nostro puntatore, andare sulla clip, cliccarci sopra con il tasto destro del mouse e poi su Change Clip Speed. Qui, cliccando sopra la percentuale, sopra il 100, spostiamo il mouse verso il basso per aumentare la velocità. Una volta decisa la percentuale di aumento della velocità, noteremo che sono aumentati i frames e la durata della clip. Per adeguare la durata alla velocità della clip, clicchiamo su Stretch to Fit e poi su Change. Ora dovremmo vedere la clip più veloce rispetto a prima. È decisamente più veloce. E se invece volessimo rallentare la clip, niente di più facile. Torniamo indietro, lo puoi fare cliccando sulla tastiera Ctrl Z. 1, 2, 3. 4. Selezionando un'altra volta la clip da velocizzare, torniamo al nostro puntatore, quindi clic con il tasto destro del mouse, Change Clip Speed e diminuiamo la nostra percentuale cliccando con il mouse e spostando il mouse verso l'alto. Noteremo che la percentuale di velocità si abbassa. In questo caso potete lasciare keyframes e cliccate su change. Noterete che la clip è stata rallentata, ma i frame non sono poi così fluidi. Per effettuare un migliore slow motion, non ci resta che selezionare la clip, andare in alto su Inspector, che nel mio caso era già selezionato, scendere in basso fino ad individuare Retime and Scaling e in Retime Process selezionare Frame Blend. In questo caso avremo mescolato i frame in una maniera migliore e adesso andiamo a vedere il risultato. Notiamo che la clip risulta un pochino più fluida. Bene ragazzi, se il video vi è stato di aiuto, iscrivetevi e noi ci sentiamo alla prossima. Un saluto da Simone. Thank you.